Buongiorno a tutte e a tutti da Salvo Russo in questa mia diretta quotidiana, la gola, che faccio ogni mattina a lungo tragitto, scusatemi, che mi vedo andare verso il mio posto di lavoro, verso il mio negozio. Io ho un'azienda informatica e da molti anni mi occupo di servizi a valore aggiunto e spazio appunto dall'assistenza hardware nella riparazione di tutto quello che è informatica fino a dare tutta una serie appunto di servizi che vanno fianco a fianco con le tecnologie in genere. Ieri è stata una giornata molto importante, anche da un punto di vista professionale devo dire che mi ha dato diverse soddisfazioni. Ma di cosa sto parlando? Ieri è stato creato da me, dalle due persone che mi collaborano, il primo canale WhatsApp siracusano, che ha il nome Siracusa. Di per sé potrebbe dire poco o nulla, ma spieghiamo di cosa stiamo parlando. Cosa sono i canali? Per chi bazzica su Telegram, un altro social network, sa benissimo che è un social network che si basa praticamente interamente sui canali. Qualsiasi tipo di informazione la trovi all'interno di determinati canali, alcuni sono chiari, alcuni sono scuri, nel senso che puoi accedere, alcuni sono liberi, alcuni sono criptografati, alcuni sono solo su invito. La rivoluzione qual è? La rivoluzione è che WhatsApp, che in Italia è probabilmente il social network più diffuso, immediato, da ieri, in realtà è da qualche giorno, ma da ieri ha la possibilità, alcuni credono, tra cui io, di realizzare dei contenuti in termini di canali appunto. Ieri mattina, intorno all'apertura, quindi intorno alle 9.30, ho ricevuto una comunicazione che da quel momento era abilitato a fare tutta una serie di servizi. È ovvio che io stavo già attenzionato da un paio di settimane ed ero in attesa vivida di poter anch'io realizzare la mia prima, credo, la mia prima creazione, avendone già viste diverse, come non citare Digicom di Mediaset, Vasco Rossi, Agenzia delle Entrate e quant'altro, che già hanno avuto la possibilità in prelazione di andare a creare i loro contenuti. Ieri è arrivato il mio turno e la prima cosa che ho creato è stata ovviamente Siracusa. Siracusa sarà un canale, siamo ancora in via di definizione, all'interno del quale troveranno spazio tutte quelle informazioni, tutte quelle utility, tutte quelle opportunità che possono interessare non solo i siracusani. E allora bisogna fare un'altra piccola premessa: se le regole non cambieranno, il nome Siracusa verrà indicizzato in base alle ricerche in tutto il mondo, ovviamente tanto per il numero di persone che ci sono dentro, ecco perché è importante entrare, ma poi sicuramente non ci sarà la possibilità di scrivere Siracusa e creare un altro canale Siracusa, perché i nomi saranno univoci. Quindi capite bene l'importanza di realizzare appunto un canale col nome della nostra città. Cosa sarà? Sarà un contenitore dove il turista di Miami che sta venendo a Siracusa su WhatsApp scriverà Siracusa, troverà questo canale dove ovviamente troverà tutta una serie di informazioni relative a Siracusa che andremo ad attingere, ovviamente verificando sempre comunque le fonti, perché voglio ricordare che una delle mie caratteristiche più importanti è quello di verificare sempre e comunque quello che viene pubblicato. Cioè, immaginate a maggior ragione un canale dove speriamo diverse migliaia di persone inizialmente. In questo momento siamo pochini, perché credo siamo intorno ai 60-70, abbiamo visto ieri, dobbiamo arrivare a cifre importanti, quantomeno come quelle del gemello Siracusa su Facebook, che credo siamo intorno alle 8.000. È ovvio che
essendo un canale tematico relativo alla nostra città, avrà appunto dei contenuti importanti. Ringrazio quelle persone come Paolo, come Marco, che ieri mi hanno scritto e mi hanno dato tutta una serie di suggerimenti davvero molto preziosi e importanti su come strutturare al meglio. Saluto e ringrazio anche tutte quelle persone, manager, che ieri mi hanno scritto e mi hanno chiesto di realizzare per loro, anche qualche giornalista mi ha chiesto di realizzare per loro dei canali tematici in base alle loro professioni, in base ai loro, alle loro testate giornalistiche. È stato per me un vero piacere. Vedo che effettivamente non tutti hanno avuto questa possibilità di crearle, quindi mi gratifica ancora di più, perché evidentemente dietro tutto quello che c'è nel mondo effettivamente c'è qualcuno che ti controlla e vede che fai un lavoro comunque sia apprezzabile e regresso. Quindi quali saranno le prossime mosse, le prossime iniziative? Intanto ripeto, ribadisco, invito tutti e tutte a condividere il link e far iscrivere le persone all'interno. Creeremo una sorta di comitato che si occuperà di andare a reperire tutto quello che sono le informazioni su Siracusa e di pubblicarle. Inizialmente ci sarà poca roba, ma man mano che poi arriveranno le informazioni, quelle mi viene in mente culturali, ma non solo, ci saranno informazioni per quanto riguarda sicuramente la vita cittadina, dalle informazioni di servizio, che ne so, mi viene in mente sulla raccolta differenziata, alle informazioni inerenti magari in medio, eventuali allerte medio, tutte quelle informazioni che, ripeto, ribadisco, possono essere essenziali per i cittadini, ma anche per chi magari non è residente nelle nostre parti. Mi viene in mente, che ne so, eventuali problematiche relative all'aeroporto di Catania, ecco, altre varie ed eventuali che di volta in volta verranno appunto pubblicate sul canale. Se avete ulteriori informazioni da dare, dettagli, che volete contribuire a questo progetto, potete scrivermi come sempre al 347 10 97 484 e basta. Metteremo all'interno anche informazioni, dicevo prima, culturali, ad esempio domenica mattina, sempre in collaborazione con la Sovrintendenza dei Beni Culturali, saremo all'antica strada romana per fare, penso e spero, l'ultima manutenzione ordinaria e poi da lì cominciare a programmare per la prossima primavera cosa farci all'interno. Ecco, tutta una serie di eventi, ma non solo, in quel sito mi viene in mente tipo Geopoliti, mi viene in mente il Foro Siracusano dove dobbiamo continuare, mi viene in mente le Terme Bizantine. Tutte queste cose le concentreremo all'interno di contenitori che andranno poi all'interno di Siracusa. Quindi Siracusa, canale WhatsApp, come un grande contenitore all'interno del quale troveranno spazio per cittadini, quindi comunità, ma anche per foreign, quindi stranieri, tutte quelle informazioni relative alla nostra piccola, grande Siracusa. Codice stazione di oggi 0839, dopodiché me ne vado a lavorare, mi ha chiamato una cliente che è rimasta in panne. Si vincerà lunedì sera alle ore 20:15 un buono Amazon da 10 euro. Per tutto il resto, se volete venire a trovare, come sempre, in via Reierone II, numero 12, dalle 9:30 alle 13, dalle 16:30 alle 20, tutti i giorni. Domani, che è sabato, aperti solo di mattina. Domenica mattina, dalle 8 alle 10, ci vediamo all'antica strada romana, quindi ai Villini, Foro Siracusano. Ciao da Salvo Russo.